Ragazzi, apprezzo la vostra compagnia, però al momento devo fare un video, scusate. Ormai siamo vicini al primo aggiornamento di Roblox Doors, come tutti sappiamo. Sbagliato! Non è il primo aggiornamento. Dopo la sua data di rilascio, che è stato verso agosto, giugno, comunque durante l'estate di quest'anno, in realtà è stato aggiornato altre volte, solamente che nessuno se ne è mai accorto, nessuno sa cosa ha aggiunto, e a quanto pare neanche i developer l'hanno detto. Però andando sulla wiki ci sono stati degli altri aggiornamenti che nessuno a quanto pare gli importava, ma alcuni erano anche davvero importanti, perché come potete ben vedere anche qui, ragazzi, aggiornato il 28/11/2022. Quindi ci sono stati altri aggiornamenti che nessuno si è mai filato. Come potete vedere anche qui dalla wiki ufficiale di Doors, già da ottobre si hanno avuti diversi aggiornamenti, ok? In questo caso qui hanno rimosso alcuni suoni, per qualche strano motivo, non me lo so spiegare neanche io, ma sicuramente c'è anche qualcosa di molto più scuro. Ok, sì, oltre ai bug fix, anche quelli, cioè quelli non li contiamo. Uno dei primi aggiornamenti importanti che hanno fatto è stato più o meno quasi subito la release del gioco, e riguarda questo. Voi non state notando niente di strano adesso. E adesso? Notato nulla? Non avete notato seriamente nulla, ragazzi? Come potete vedere, in questo minigioco che stanno facendo di rimettere il quadro a posto, sono due persone. L'altra persona ha un avatar leggermente diverso. E voi dite, vabbè dai, ma che cambia di leggero? Cioè, cos'è che cambia? Le altezze, ragazzi. Le altezze. È stato un problema gigante, a quanto pare, per i developer di Roblox Doors. Le altezze, perché quando tu, diciamo, andavi nella parte di Sick e ti dovevi infilare nelle fessure per passare oltre, bene, se eri troppo alto rimanevi bloccato in ogni caso. Quindi il primo aggiornamento serio che hanno dovuto fare è fare in modo che tutti gli avatar, quando entrano in game, devono essere della stessa identica altezza, proprio per questo problema, altrimenti saresti lì a schiattare all'infinito. Altra cosa che sicuramente tutti quanti noi sappiamo è il fatto che hanno cambiato anche la fase di Alt. Avete presente Alt? No, il fantasmino di Pac-Man, che lui arriva, fa avanti e indietro, vi dovete girare, c'è il corridoio, ok, tutto molto normale per il momento, no? Bene, noi lo conosciamo così. Ovvero che tu entri nella stanza, in questo caso è la numero 16, ti compare Alt e ti inizia a spawnare, come potete vedere. Inizia a spawnare da dietro e tu devi semplicemente girarti quando te lo dice. Bene, questo è un piccolo problema, perché inizialmente, appena tu entravi nella porta, spawnava. Tu devi per forza continuare ad andare avanti, perché ti spawnava immediatamente dietro. Quindi non avevi quei piccoli secondi che abbiamo noi adesso, che ti permette di capire: ah, cavolo, è spawnato Alt, devo iniziare quel minigioco. Ok, noi lo possiamo capire. No, inizialmente ti spawnava immediatamente dietro, quindi non avevi tempo per capire cosa ti avesse ucciso. E non, magari neanche lo vedevi, perché eri già morto, capito? Era una cosa impossibile da giocare sotto quel punto di vista, quindi aveva bisogno assolutamente di un aggiornamento. Certo, grazie al cielo ci sono alcune cose che non hanno fissato, tipo questo bellissimo bug che io uso. Questa è probabilmente la cosa più bella che ti potevano dare. Ok, qui magari ti dovevi accovacciare, amico mio, ti devi accovacciare. Cioè, ti nota, sei scemo. Però va bene, sì, questo piccolo bug ti permette di andare oltre e saltare tutta la fase del minigioco del battito cardiaco, il che è tantissimo per uno speedrunner. Un altro aggiornamento che hanno dovuto fare è stato quello di introdurre il Guiding Lights. E voi dite, ma io, il Guiding Lights esiste tipo da sempre, i messaggi di morte, eccetera, eccetera. È vero, quello esiste da sempre, avete ragione, ma non esisteva da sempre la luce residua che vi lascia. Avete presente quando c'è la stanza tutta buia, non vedete un accidente, ma c'è la luce del vostro spirito guida che vi indica la porta dove dovete andare e non farvi sbattere contro i muri come degli stupidi? Ecco, quello è stato un aggiornamento, perché anche nel caso, è stato insieme al caso di Alt, perché quello che succedeva è che non vedevi niente anche nel suo corridoio. In questa maniera tu potevi vedere dove andare, perché ti si illuminava la porta, ma stessa cosa per le chiavi o comunque tutte le cose che dovete riuscire a trovare nell'oscurità. È letteralmente il vostro spirito guida, è l'unica persona all'interno dell'hotel che vi vuole bene. Adorate il Guiding Light, mi raccomando, lodatelo.
poi ci sono stati anche una grossa serie di bug fix, ad esempio questo. Tu entri nell'armadio, normalmente, poi teoricamente dovrebbe arrivare Figur a fare il minigioco e tu fai il minigioco, no? Vedi, fai il minigioco tranquillamente e poi te ne esce e quello rimane lì come un idiota. Sì. Cioè, puoi capire che a livello di gameplay è abbastanza una cacca assurda questa. Cioè, tu ti puoi mettere tranquillo e letteralmente fai due tre battiti, quello si mette lì a guardare. Ma chi c'è qui dentro? Non riesco a trovarlo. Ok, sì, a volte funziona, a volte non funziona. Però era un bug ed era abbastanza fastidioso a livello di gameplay. Cioè, era buono per noi, però dai, cavoli, non mi puoi dire che quello lì o che non ci vede. Però è dentro l'armadio. Dai, su, lo sa anche lui, sei lì dentro. Però ok, hanno dovuto fixare anche questa cosa. Un altro aggiornamento molto molto importante che hanno fatto è stata l'aggiunta di Glitch. Esatto, Glitch, il mostro che ho utilizzato anche più di una volta per riuscire a sconfiggere dei miei nemici durante i miei video, non è sempre esistito, non c'era lì da sempre come magari Rush o Ambush, ok? Seek, Figur, no, lui non c'è sempre stato. Ragazzi, Glitch è stato aggiunto qualche patch dopo, quindi sì, gli aggiornamenti ci sono stati, aggiornamenti anche di entità importanti e noi non ce ne siamo mai accorti, siamo tutti scemi. Comunque, sappiamo tutti che è Glitch, giusto? Questo qua. Esatto. Colui che semplicemente, se tu stai troppo lontano dal tuo compagno di avventura, ti arriva addosso, ti fa danni e ti teletrasporta direttamente da lui. Che alcune volte potrebbe essere molto positiva come cosa. D'altro canto, credo che l'abbiano fatto per un discorso di lag. Sarò sincero, credo che l'abbiano fatto solamente per evitare il lag creato da troppe stanze create. Perché uno di qua, l'altro di là. Secondo me è più che altro l'hanno fatto come giustificazione. Però hanno aggiunto un mostro. Il problema è che subito dopo l'aggiunta di Glitch hanno dovuto fixarlo, perché a quanto pare spawnava anche un po' a caso verso la porta 99, porta 100, roba del genere, e creava un glitch a caso strano. In questo caso era la porta numero 1. Cioè, perché è comparsa la porta numero 1 esattamente? No, ragazzi, questa qua non sono video fake. E questo è il problema. È proprio questo il problema. Cioè, ad ogni porta, quindi si era glitchata la situazione. In tutte le porte compare glitch. A quanto pare non fa danno in questo caso. Però, sì. Il problema è che se tu vai avanti così, tu finisci nella porta 101, come ho capito? Cioè, perché ti capiterà anche la porta 100. E quindi in quell'occasione ti porta alla porta dopo, che è la 101. Cioè, è un po' strana la situazione per quanto riguarda Glitch. Però hanno dovuto fissare questa cosa perché avrebbe totalmente rotto il gioco. Cioè, in mille pezzi, distrutto. Cioè, non puoi giocare con una roba del genere. E mi pare anche giusto. Per i prossimi 3 aggiornamenti, credo, addirittura 3, possiamo vederli qui nella lobby. E voi dite in che senso li puoi vedere qui nella lobby? Ebbene, uno degli aggiornamenti, signori, non è altro che il negozio. E voi dite in che senso il negozio? Qui possiamo inserire i vostri codici. Per chi non lo sa, ragazzi, se voi cercate su internet Roblox DOS codes, potete effettivamente avere dei codici che vi danno o soldi extra, vite extra, comunque varie cose extra che vi possono aiutare nel gameplay. Bene, inizialmente questa è una feature, quindi un aggiornamento, che non c'era, non esisteva. È stato aggiunto e a quanto pare debole, però non si ricordano neanche il perché l'abbiano fatto. Va bene, suppongo, se non lo sanno loro, chi è che lo sa? Comunque, a parte questa cosa, un altro aggiornamento, ragazzi, molto molto utile, è stato qua nei cappelli. Sì, ne dovrebbero aggiungere altri, da come dicono. Questa cosa inizialmente non c'era. Se tu semplicemente compri uno di questi qua, che io non ho un Robux, ragazzi, non c'ho un soldo. Comunque, se comprate uno di questi, vi può dare 200 pomelli, che credo siano i soldini, e anche una resurrezione gratuita. Il che non è affatto male riuscire ad avere uno di questi oggetti. Poi, tra l'altro, per quanto riguarda gli aggiornamenti, ce ne sono stati diversi per quanto riguarda i bug fixing, ok. Ma uno in particolare era quanto strano, perché ci dovevano essere dei suoni, ok? Dei suoni sia per quanto riguarda Seek, sia per quanto riguarda le luci, addirittura. O cose strane succedono, non lo so.
Però, per esempio, sentite questo? Si sente molto poco, lo so. Comunque, è un rumore molto simile a quello che si sente nelle backrooms, ok? Bene, il problema di quel suono, a quanto pare, è che causava lag. Cioè, hanno perfezionato il più possibile per quanto riguarda il lag, per non farvi laggare, ragazzi. Ciao, Windows, in tutto questo. Il problema è che, a quanto pare, hanno dovuto rimuovere alcuni suoni. C'è un tizio che sta laggando. Oh mio Dio. Oh Dio, è Moonwalk quel tizio. Amico mio, a quanto pare li hanno fixato, ma non abbastanza per te. Altri aggiornamenti molto importanti è stato inserire, o meglio, inserire per bene, il fatto degli occhi durante l'inseguimento di Sick. Perché sì, inizialmente Sick ti inseguiva, ma gli occhi non spawnavano durante l'inseguimento, cosa che adesso invece accade. Quindi avevano messo il fatto del Guiding Lights che ti guidava attraverso le porte e i posti in cui dovevi passare attraverso i divani e quant'altro, ma gli occhi non spawnavano. E questo era abbastanza... What? Cioè, perché? Perché il cioè, sono inseguito da quel tizio che fa spawnare gli occhi neri e non ci sono occhi neri, perché? Cioè, era abbastanza strana come situazione, effettivamente. Comunque hanno risolto anche questa cosa. Comunque, ragazzi, qua ci sono anche alcuni di voi. Ragazzi, questi erano gli aggiornamenti segreti di cui seriamente nessuno ha parlato. Ma, cioè, stiamo parlando di un aggiornamento che aggiungeva addirittura un'entità. Cioè, non è roba da poco, possiamo dirlo. Cioè, pure un'entità del gioco che oggi conosciamo tutti. Boh, non se ne è parlato, ragazzi. No, raga, nulla di che, abbiamo aggiunto un mostro che vi potrebbe ammazzare. Tutto tranquillo. Cioè, seriamente, perché? Comunque, questi erano gli aggiornamenti. Noi siamo tutti quanti in hype, suppongo, per il nuovo aggiornamento che deve ancora uscire. Spero di far uscire questo video anche prima dell'aggiornamento, altrimenti farebbe strano. Però, se riesco a farlo uscire prima, eccolo qua. Detto questo, noi, ragazzi, ci vediamo a un prossimo episodio di Roblox Doors.